Allora, Filippo Stasi, Vittoria, CT Sì. Galatina, stampa Torino. Sì. È Impressioni? stata una grande partita. Abbiamo vinto 4-2 e dopo 2 anni ritorniamo a giocarci lo spareggio per salire in A2. E grande giornata di sport. Le partite sono state tutte molto lottate e uscivamo nei primi 4 singoli sul 3-1 per noi. Aveva perso solamente Alberto Giannini, mentre sia Petros Tsitsipas, il nostro giocatore greco, che Tomas Gerini, che Perdano e Lopilore vincevano tutti e tre i singoli e andavamo 3-1 per noi. Poi alle 3 siamo entrati con i due doppi decisivi e abbiamo giocato io e Tomas Gerini. E abbiamo portato il quarto punto e abbiamo vinto una splendida partita, insomma. È stato duro di queste trasferte per il Circolo Tennis di Galatina, seguire questa Beh, Serie B. sì, siamo partiti, diciamo, subito con lo scontro diretto con l'altra squadra forte del girone e abbiamo pareggiato. Poi durante questi 2 mesi abbiamo sempre comunque giocato a un buon livello e abbiamo vinto quasi sempre, tranne un altro pareggio, quindi siamo arrivati secondi nel girone e ai playoff abbiamo incontrato il Circolo Tennis Torino e oggi è andata bene, insomma, quindi stiamo giocando a un buon livello, stiamo giocando a un buon livello, siamo soddisfatti di questo, insomma. È deciso già, domenica prossima si gioca Domenica qui a prossima Galatina. giochiamo qui alle 10 contro il Circolo Tennis Pesaro, una La partita, finale. la finale playoff, andata e ritorno, l'andata a Galatina e ritorno a Pesaro la domenica successiva. Quindi invito tutti quanti gli appassionati a venire qui al Circolo per supportarci, Senti, per... sì, no, ci mancherebbe. Vi devono supportarci, cioè ti devono Sì, appoggiare il tutto. tifo è importante anche se è uno sport diverso dal calcio, però il tifo Se serve, insomma. si va avanti, si vince sempre fino all'ultimo match di questo campionato di Serie B, Sì. no? Il Galatina salirà in Serie A. È Sì. deciso. Beh, insomma, è una bella soddisfazione, no? Sì, ce la giocheremo fino alla fine, vedremo un po' come va. Noi siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo, però siamo anche molto determinati ad andare avanti. E vediamo, insomma. Domenica prossima ci giochiamo una bella partita. Grazie, Va bene, ok. un saluto. Grazie.